Giochi della gioventù 1991. Primo giugno, campo sportivo comunale di Asso. Manifestazione di circolo della direzione didattica di Asso. Vi partecipano le scuole elementari di Asso, di Barni, di Caglio, Civenna, Lasnigo, Magreglio, Rezzago, Sormano, Valbrona. Questa è la seconda giornata con le classi quarte e le classi quinte. La prima giornata fu effettuata il 25 maggio scorso. Negli anni precedenti i giochi si tenevano nei vari comuni. Ogni paese partecipava con tanto entusiasmo alla giornata per i giovani. Si facevano manifesti, si distribuivano doni, il comune partecipava, dava poi le brioche o le medaglie. Si faceva la corsa a Valbrona, per esempio, con i tedofori, cioè che portavano la fiaccola, si accendeva il fuoco olimpico sul campo, così come probabilmente verrà fatto anche qui, ed era una domenica di festa. Un particolare ricordo, io l'avevo seguita poi questa manifestazione fin dall'inizio, e noi fummo forse tra i primi che iniziamo questa manifestazione per i giovani. Ricordo che la fiaccola si accendeva al monumento ai caduti e poi si portava sul campo in mezzo ai giovani, in mezzo alla gioventù, quasi un messaggio che avessero lasciato i caduti delle guerre che appunto ci sono in tutti i comuni, per appunto portare questo messaggio. Ricordo tanti bravi colleghi che non risparmiavano le loro energie per quella giornata, così come ne ricordo altri un po' meno entusiasti, e poi tanti collaboratori che avevano capito che la cosa più preziosa di questo mondo sono i giovani e non le cariche pubbliche o la politica. Bisogna dunque che tutti ci mettiamo bene in testa che i giovani sono più importanti dell'urbanistica, dell'economia, del calcio, del lavoro, perché essi sono il nostro futuro. Ecco perciò il messaggio che possiamo cogliere da questa manifestazione. Viva i giochi della gioventù! Il dottor Fausto Geller, il direttore didattico del circolo. Da quanti anni si svolgono i giochi della gioventù, dottor Geller? Ma circa da 20 anni. Circa da 20 anni, forse, come? Forse anche qualche 22-23 anni. Come si inseriscono questi giochi nel contesto della programmazione didattica annuale? Ma nei primi anni i giochi avevano soprattutto un taglio agonistico. Invece negli ultimi tempi si cerca di collegare il lavoro didattico che si realizza durante l'anno nelle classi con questa manifestazione, cioè si prevedono delle attività che vengono normalmente realizzate durante l'anno nelle classi, per cui nel primo ciclo si privilegia il gioco o i percorsi che fanno effettuare dei movimenti propedeutici a attività sportive vere e proprie, cioè alle attività che i ragazzi, alle discipline proprio vere e proprie, quali la corsa, i salti e le attività sportive. Invece, e questo l'abbiamo fatto nella prima giornata, il 25 maggio, oggi invece ci rivolgiamo alle classi di quarta e di quinta con attività più tradizionali, cioè la corsa veloce, la staffetta, il lancio della palla e il salto in lungo. Il salto in lungo. Trovano consenso questi giochi fra i docenti oppure sono vissuti come conseguenza di norme? No, direi che trovano abbastanza consenso, in quanto, come ho detto prima, non sono attività del tutto nuove, ma sono attività che l'insegnante di educazione motoria svolge regolarmente durante l'anno, per cui a settembre, a ottobre, nella programmazione si prevede questa attività motoria e si prevede già che verrà finalizzata, viene in un certo senso previsto anche queste giornate finali per dare una motivazione ai bambini più forte, se vogliamo. Ecco, sono formativi questi giochi e perché iniziano proprio dalla più tenera età, dottore? Dunque, sono senz'altro formativi da due punti di vista. Da un punto di vista individuale, in quanto il soggetto, il bambino,
effettua dei movimenti che sono senz'altro utili e sono necessari al suo sviluppo armonico dal punto di vista psicofisico, e sono utili dal punto di vista sociale, perché il bambino interagisce con i compagni in un contesto in cui vigono alcune regole, per cui impara a comportarsi, impara proprio a lavorare in comune in un'attività diversa da quella che è lo studio regolare. Ecco, il CONI collabora a queste attività, a questa manifestazione perlomeno? Ma direi di sì, in quanto noi facciamo riferimento al CONI per quello che riguarda i percorsi, cioè le attività. Il CONI ha dei programmi che diffonde, noi cerchiamo di attenerci, ad esempio per i percorsi, ai percorsi programmati dal CONI. E poi facciamo riferimento al CONI anche per il materiale che ci serve, in genere che daremo oggi è stato fornito dal CONI, dall'ufficio provinciale del CONI, per cui direi che c'è una collaborazione abbastanza efficace. Bene, grazie dottore, buona giornata. Anche a lei. Arrivederci. La Commissione per i Giochi della Gioventù, naturalmente in testa è il dottor Fausto Geller, direttore didattico di ASSO. Poi abbiamo la signora Maria Antonietta Licini, insegnante ad ASSO, la signora Giusi Colombo, insegnante a Sormano, l'insegnante Giulia Caminada, insegnante di religione a Valbrona, la insegnante Lina Spreafico, insegnante a Civenna, la signora Laura Villa, insegnante a Scarenna di ASSO, la signora Luisa Lercari Bignoli, insegnante a Barni. E poi i genitori, che sono un punto fondamentale e importantissimo di questa manifestazione, i genitori che collaborano alla scuola, che sono presenti, sono vitali in tutte le manifestazioni. Cermenati Giacomo, Salvatore Pascarella, Viganò Adriano, Enice Franco e Pina Giordano. Scusate se ne dimentichiamo qualcuno. Ecco, signor Enice Franco. Enice Franco, lei ha collaborato per la realizzazione di questi giochi, vero? Esatto. Ecco, gli alunni come sono? Entusiasti? Sono disponibili? Gli alunni direi che sono molto contenti di fare questi giochi della gioventù, che sono stati fatti già sabato scorso per le prime, seconda, terza, quarta e quinta, e oggi saranno solo le quarte e le quinte. Bene, grazie. Il signore? Viganò Adriano. Viganò Adriano, da dove viene? Sono di ASSO. È di ASSO, quindi evidentemente non è nuovo a queste manifestazioni, anche perché evidentemente probabilmente lei ha capito che la cosa più importante sono i ragazzi, sono i giovani, è vero questo? Certo, cioè ho un'esperienza di 3 o 4 anni, non che sia, però c'è, tra di noi c'è il signor Morosini che ci ha addestrato abbastanza bene e ci ha riusciti a, insomma, in breve tempo a buttare insieme. Cos'è il capo cronometristi, mi pare, Morosini, sì. Pierfilippo, mio alunno, vero? Sì, fa parte della Federazione Italiana Cronometristi. Benissimo, grazie. Il signore? Cermenati Giacomo di? Civenna. Di Civenna. Io ricordo la signora Raineri Giovanna, che purtroppo è ispirata qualche anno fa, ecco, una figura che aveva dato l'anima per queste tante attività. Lei la ricorda? Sì, certo, era anche la mia maestra, una signora che porto ancora adesso molto rispetto. Ecco, Civenna partecipa in congruo numero a questa manifestazione? Sì, diciamo che i pochi bambini che ci sono ci tengono molto, veramente sì. Civenna poi è un posto bellissimo, vero? Bene, tanti auguri. Abbiamo il signor Pascarella Salvatore di Valbrona, con dei baffi veramente alla bersagliera. Ecco, sono tanti i ragazzi di Valbrona? Sì, sono parecchi. Diciamo che i giochi della gioventù senza i ragazzi di Valbrona non potrebbero esistere. Questa è un'affermazione piacevolissima. Noi a Valbrona effettivamente siamo stati un po' i primi e probabilmente, se ci dovesse essere un brutto giorno, perché sarà un brutto giorno quello in cui non ci si dovesse ricordare dei giovani, saremo ancora gli ultimi. Lei è orgoglioso di far parte di questa commissione, di essere così attivo nella scuola con i giovani? Certo, io anche, fra l'altro, una prima esperienza, devo dire piacevolissima, positiva. Ho aiutato sabato scorso, oggi e ieri, e ci occupiamo del salto in lungo, dove ognuno, diciamo così, ha i propri compiti per far sì che i giochi riescano nel migliore dei modi, ecco, insomma. Ecco, ha qualche bel ricordo dei giochi della gioventù di Valbrona negli anni passati, 20-25 anni,
Ma forse i suoi bambini erano ancora piccolini? No, io ricordo, diciamo, di un'esperienza piacevole quando mio figlio dalla prima elementare partecipò anche lui e vinse, diciamo così, con tanto entusiasmo, vinse una gara e io mi sentivo quasi partecipe e vinsi anch'io con lui. Bene, questa è un'affermazione molto cara. Grazie e buon lavoro a tutti. Ecco, in questo momento è stato acceso il fuoco olimpico che simboleggia la vita, la fiamma della vitalità e della continuità, e arde appunto in mezzo al campo sportivo di Asso, mentre i ragazzi incitano i loro amici, rumoreggiano e si danno gli ultimi particolari per l'esecuzione della manifestazione. Morosini Pierfilippo, il mio alunno di tanti anni fa che trovo ancora qui, probabilmente hai ereditato dal tuo vecchio maestro, è vero, quell'entusiasmo e per la scuola, perché si è sempre un po' docenti in tutti i momenti della vita, e soprattutto perché sei presente appunto in mezzo ai giovani. Complimenti, tu sei cronometrista ufficiale della manifestazione. Sì, sono cronometrista ufficiale della manifestazione, faccio parte anche della Federazione Cronometristi Italiana, quindi sono regolarmente tesserato e vengo appunto a dare una mano, a cercare di organizzare in modo tecnico la manifestazione. Questo è il mio compito, lo faccio volentieri perché mi piace stare in mezzo ai giovani, mi piace lavorare per loro, credo che sia anche utile farlo. Ecco, da quanti anni ti occupi, sei disponibile per questa manifestazione, per questa attività? Ma sono tanti gli anni, non so, più di 15 sicuramente. Oltretutto poi svolgo anche l'attività di dirigente di una società sportiva che si occupa anche di atletica leggera. Mi pare sia l'atletica del Triangolo Lariano che si distingue in particolar modo appunto nelle varie manifestazioni provinciali, vero? Sì, prima facevo parte dell'atletica Triangolo Lariano, adesso invece faccio parte di un'altra società che si chiama Atletica Brianza, comunque non penso che i nomi abbiano molta importanza. L'importante secondo me è far gareggiare, far correre, far fare dello sport ai ragazzi, che io credo nel valore educativo dello sport. Benissimo, questa è un'affermazione quanto mai diciamo preziosa, che fa onore a te e a quanti si dedicano appunto a questi giovani. Tu ritieni dunque che allora, quanto dicevo prima, tutti si è un po' educatori, se si capisce il problema dei giovani, al di là dell'urbanistica, di altre cose, dell'ecologia e dell'economia e del lavoro eccetera, ma i giovani sono il futuro, è vero Filippo? Eh sì, certo, è molto importante occuparsi dei giovani, essere docente, cioè saper e voler dare quello di cui si è capace, in sostanza, quello che si è acquisito in anni di esperienza, e avere questa possibilità, questa voglia di trasmetterlo ai giovani. Bene, auguri, complimenti, buona giornata e buon lavoro soprattutto. Grazie. Ciao Morosini, ciao, ciao. Parte la seconda batteria, sono 50 metri da correre con il massimo sforzo, lo starter è pronto, via, partiti. Vedete lo sforzo che impiegano questi bravi atlete prima di tagliare il traguardo. Sta per partire un'altra batteria delle eliminatorie della corsa veloce. Ecco, partiti. Guardate come si impegnano questi bravissimi atleti. Sono commoventi davvero. La signora Licini ha chiamato gli allievi che ora stanno disputando un'altra semifinale. Troviamo un'altra insegnante sul campo sportivo, mi sembra di conoscerla. Il nome? Lercari. Lercari Luisa Imbignoli? Esatto. Ecco, da che scuola arriva? Dalla scuola di Barni. Quanti sono gli alunni? Sono quest'oggi sono qua la quarta e quinta di Barni, Magreglio e Lasnigo, circa 40 alunni. E il 25 di maggio quanti erano?
Una cinquantina. Una cinquantina, quindi una massiccia partecipazione. Ha preparato lei gli alunni oppure si sono preparati anche un po' da soli? No, no, ci siamo sempre preparati insieme con le altre classi, quarta, quinta e anche terza, per il percorso misto del 25 maggio e per le gare di atletica del 1° di giugno. Quindi, se ho ben capito, i giochi della gioventù sono ancora sentiti, sono ancora seguiti, suscitano entusiasmo e promozione sportiva oltre che spirituale, vero? Certamente, molta, molto, molto entusiasmo, soprattutto si nota anche dagli striscioni. Quest'anno abbiamo spopolato, diciamo. E l'entusiasmo è sempre lo stesso, c'è un po' di concorrenza naturalmente. Un po' di agonismo inevitabile, ecco, sì. Benissimo, grazie, arrivederla. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo appunto in mezzo agli atleti che effettuano la gara del lancio della pallina. Ecco, il tuo nome? Devio Luigi. Da dove vieni? Da Sarno. Da? Provincia di Salerno. Ah, da Sarno in provincia di Salerno. Sì, ma che scuola frequenti ora? La scuola di Asso. Ah, la scuola di Asso. E tu come ti chiami? Massimo Sala. Massimo Sala? Vieni da Civenna? Sì. E infatti sulla maglia c'è scritto Civenna. Perché hai scelto questa specialità? Perché ti piace? Sì. Ecco, sì. Tu come ti chiami? Marco. Marco, da dove vieni? Da Asso, sì. Perché hai scelto questa specialità? Perché... Perché ti piace il lancio del peso, sì. E tu? Potito Massimiliano, quanti anni hai? 10. Che cosa fai? La specialità del? Del lancio... Del peso? Sì. Lancio dalla pallina, diciamo, ecco, sì. E tu vieni da? Ferrari Andrea, da Civenna. Da Ferrario? Civenna! Ah, da Civenna, sì. Quanti anni hai? 9. Che classe fai? La quarta. 7 per 8? 56. Ah, allora lo sai, beh, siamo a posto. Ecco, vediamo qualche altro alunno, ancora questo qui, robusto, eccetera. Tu sei il tipo ideale per fare il lancio dalla pallina. Ti chiami Milazzo Moreno, quarta di Asso. Hai già effettuato delle prove qui, hai già lanciato stamattina? Sì. Hai raggiunto dei buoni risultati? No. No, è stato un po' deludente, forse non ti senti tanto in forma stamattina. Tu invece hai fatto dei buoni risultati? Che misura hai fatto, te la ricordi? 25 metri. 25 metri e 70 centimetri. E 70 centimetri. Caspita, ne aggiungevi ancora 30 e arrivavi a 26 metri. Bravo, bravo. Tu che misura hai fatto, non lo sai? 14 metri e 40. 14 metri e 40 centimetri. Tu? 20 e 40. 20 e 40 centimetri. E tu che misura hai fatto? 13. 13 netti o 13 e 29? 13 e 29. Ecco, hai visto che ho indovinato. Io ho 19 e 70. Allora sentiamo l'insegnante che ha preparato questi bravi atleti. Mi dicevano le loro misure con una scioltezza veramente molto bella. Il suo nome, prego. Patrizia. Patrizia viene da Civenna? No, sono Valbrona. Ah, Valbrona, ecco, sì, appunto. Come trova gli atleti di Valbrona? Bravi, preparati? Bravi. Bravi, certamente sono bravi anche gli altri, sì, ecco, sì. Sono bravi. È un po' laboriosa l'esecuzione di questa prova? C'è il problema del lancio. Cioè, adesso stanno discutendo qual è il sistema più corretto per lanciare la palla. Beh, insomma, evidentemente è un interesse anche questo, ecco, probabilmente interessa, non so, sapere più questa tecnica che magari studiare Alessandro Manzoni o Guglielmo Marconi. Senz'altro. Ecco, ad un ragazzo ho chiesto, dimmi la tabellina 7x8, è vero, lui subito ha detto boh, poi subito 56, beh, insomma, effettivamente, questa attività si inserisce bene nell'ambito, diciamo, curricolare degli studi dei ragazzi? È importante che sappia. Che faccio l'attività motoria, perché passare tutte queste ore seduti sui banchi, magari non in posizione corretta, poi è giusto che in palestra invece facciano delle attività che li stimolino. Moltissimo, ecco, sì, benissimo, grazie, buon lavoro e tanti auguri. Siamo nel settore del salto in lungo, come vedete è una pista in asfalto di circa 10-15 metri,
sulla quale appunto i giovanissimi atleti prendono una ricorsa, dapprima studiata, poi sempre più veloce e massimamente tesa. Ecco che un atleta spicca appunto in questo momento il salto. Ogni atleta ha diritto a 3 prove, naturalmente poi ai fini della classifica finale viene conteggiata la misura più lunga, cioè la misura massima raggiunta dalla linea, diciamo così, di battuta fino alla prima traccia del corpo lasciata sul terreno. Ecco un'altra atleta che è saltata in questo momento, il numero 28. Vedete, gli organizzatori stanno appunto effettuando le misure e provvedendo poi a segnare le 3 misure realizzate appunto dalle concorrenti. Naturalmente ci possono essere delle prove nulle, nel senso che se l'atleta oltrepassa con uno dei piedi l'asse di battuta, ecco, vedete, un bel salto. Vai Leo! No, la tira! Allora, mentre le gare continuano e c'è molto movimento, noi siamo saliti appunto sulle gradinate, sentite gli spari delle gare di corsa veloce, e abbiamo intervistato qualcuno di questi bravi atleti. Tu come ti chiami? Diego Bianconi. Da dove vieni? Da Caglio. Che gara hai fatto? La veloce, il salto in lungo. E ti sei classificato bene? No, non molto. Ti piace lo sport? E il calcio? Sì. Ecco, negli anni scorsi hai partecipato ai giochi, tu? Sì. Come ti chiami? Matteo Sormani. E da dove vieni? Da Caglio. Senti un po', hai la bicicletta o il mountain bike? Tutte e due. Tutte e due. E sai sciare, sai nuotare? Sì. Che cosa più di tutto? Lo sci o il nuoto? Il nuoto. Il nuoto. Conosci qualche posto dove si scia? Sì, alla al piano del Tivano. Al piano del Tivano, vicino al Monte San Primo, eh? Ecco, senti un po', d'estate vai al mare? Sì. Dove? In Sardegna. In Sardegna, ti piace la Sardegna, una bella regione, vero? Sì. Ecco, tu partecipi ai giochi per vincere a tutti i costi oppure semplicemente per fare dello sport? Per fare dello sport, ma anche per riuscire un po' a vincere qualcosa. Un po' di agonismo ci vuole, ecco. Senti un po', ti piace camminare a piedi oppure per muoverti preferisci il pullman seduto o la bicicletta o la motorina? Beh, di solito cammino, però preferirei la macchina o il pullman o la bicicletta. Lo so. Nel tuo comune ci sono delle belle passeggiate? Sì. Sì? Vediamo. Se da grande tu andrai allo stadio, attento bene, di calcio, dirai le parolacce e romperai le tribune? Magari qualche parolaccia dirò, però le tribune non le romperò.
Allora non fai l'Holligans, non farai l'Holligans. Ah, ecco. E tu cosa fai? Quando sarai grande? E magari ti trovo in compagnia allo stadio. Dirai le parolacce, rompi le strutture, le porte, le tribune? No. Perché? Perché non mi sembra giusto. Ah, non ti sembra giusto, molto bene. Quando vinci i tuoi compagni in qualche gara o quando a scuola prendi un bel voto, ti senti molto orgoglioso, un po' superbo e superiore agli altri oppure? Sì, un po'. Un po' sì, ma mica tanto, vero? Senti, tu passi lunghe ore della tua giornata davanti al televisore, seduto lì, oppure preferisci l'aria libera, dare quattro calci al pallone e via? Sì, qualche ora alla televisione, guardo la televisione, però mi preferirei anche andare un po' a giocare a calcio e fare delle passeggiate. Ah, ecco, capito. Sentiamo questa bambina, come ti chiami tu? Celianita. E da dove vieni? Da Rezzago. Da? Rezzago. Da Rezzago, che classe fai? Terza. La terza. E questo bambino viene da Civenna, come ti chiami? Martino Gilardoni. Martino Gilardone, quanti anni hai e che classe? 11 e faccio la quinta. Quale squadra di calcio preferisci? L'Inter. L'Inter? Ma come? Se ha vinto la Sampdoria? Beh, la Coppa UEFA l'abbiamo vinta noi. La Coppa UEFA? Ah, perché c'è anche una Coppa UEFA? Oh, bella, beh, insomma. Senti un po', c'è una squadretta di calcio a Civenna? Sì, sì, ne stanno facendo. E tu giochi qualche volta? Sì, sì, lui mi dice sempre che gioco troppo calcio. Allora, sentiamo, come ti chiami tu? Io, Rolando Capelli. E tu giochi al calcio? Abbastanza. All'oratorio, vero? No, gioco con il mio amico Martino. E che ruolo ottieni, che ruolo hai? Portiere, centravanti, difesa, centrattacco? Difensore. Difensore, molto bene. Vediamo qualche altro ragazzo che pro Sormano, Tu, come ti chiami? Paola. Paola, quanti anni hai? 10. 10, la classe? Quinta. Quinta. Allora, oggi è una giornata così sportiva, non molto bella. Ti piace questa bella giornata a conclusione dell'anno scolastico? Sì. Perché ti piace? Perché non si fa scuola o perché si è così in compagnia, si socializza, si va con la gente, si vedono altri bambini, eccetera? Tutte e due. Tutte e due, sì. Bene. Tu hai dei fratelli, delle sorelline, no? No. Ecco, senti un po', nella tua classe avete fatto tanto sport durante l'anno scolastico? Sì. Vi siete preparati a questi giochi? Ecco. Tu, pro Sormano, sei di Sormano, tu come ti chiami? Francesco. Francesco, la classe? Terza. Senti un po', cosa ne dici di questi giochi della gioventù? Ti piacciono? Sì. Perché? Perché si può fare dello sport. Si può fare dello sport. Rezzago, Bindamarco, classe quinta, lancio della pallina. Hai fatto delle buone misure tu al lancio? Non l'ho ancora fatto. Ah, non l'hai ancora fatto, quindi attendi che ti chiamino, Qui c'è tutta una organizzazione particolare. Quella bambina lì, Icaglio, come sarebbe a dire? Vieni da Caglio tu? Sì. Come si chiama la tua maestra? Bindarita. Bindarita, mi sembra di conoscerla. E tu, come si chiama la tua? Ce ne ho 5. Ah, va bene. E tu, come ti chiami? Barbara Bianconi. La tua maestra come si chiama? Ne ho 4. Troviamo una insegnante, una giovane insegnante. Mi scusi il suo nome, prego. Anna. Anna insegna a? Sormano. Qui c'è un po' di tifo da parte di questi ragazzi, quindi i giochi sono molto partecipati a quanto pare. Partecipano con entusiasmo? Molto, addirittura abbiamo fatto scendere la terza che non avrebbe dovuto scendere. La classe terza, con permesso del direttore, vero? Il direttore è molto buono in queste cose, vero? È sempre buono. Senta un attimo, e quanti sono i suoi alunni? Ma adesso noi abbiamo il modulo per cui abbiamo degli alunni in terza, quarta e quinta. Comunque la nostra scuola ha un totale di 38 alunni. Bene, e i suoi alunni sono contenti di essere... Felicissimi, addirittura sono settimana scorsa sono stati così bravi che li abbiamo premiati riportandoli ancora. Quindi avete fatto un piccolo ricatto. Se state bravi vi portiamo ai giochi, altrimenti niente. Insomma...
È vero, perché in prima elementare veramente si sono comportati un po' maluccio, per cui non volevamo ripetere quell'esperienza di rincorrerli, però adesso sono maturati e li abbiamo riportati, penso i bambini siano contenti, vero? Vedo che ci sono anche dei genitori, questo fa piacere, quindi la giornata è seguita. Sì, sì. Perché la famiglia ovviamente è il primo cardine, vero signora? Penso che sfruttino l'occasione del mercato per scendere e poi riporteranno i bambini a casa loro. Quindi l'utile è il piacevole. Grazie collega, buone cose, auguri. Sulle tribune troviamo un amico, il professor Garzo, che insegna, mi pare... Educazione artistica. Alle scuole medie di Asso. Ecco, ma... qui oggi non ci sono gli alunni delle medie, perché è qui professore? Diciamo che sono in qualità di osservatore, visto e considerato che lo sport è una delle componenti che mi prende, di conseguenza ne approfitto dell'ora libera per venire a seguire i ragazzi della scuola elementare, che poi tra l'altro saranno i miei futuri alunni. Ecco, questa è veramente una bella cosa, quindi come docente le piace respirare un po' quest'aria giovane, quest'aria di allegria, questa giornata di festa. Le faccio tanti tanti complimenti. Lei avrebbe potuto benissimo andare in quest'ora buca, diciamo, al bar oppure, che so, raccontare qualche cosa con gli amici, invece è venuto qui. Grazie di essere venuto, anche questo è un contributo. Come la vede? La vede così o forse sono io un po' superato, professore? No, non si tratta affatto di essere superati. Diciamo che effettivamente quest'aria che respiro da un punto di vista sportivo mi piace tantissimo, perché credo che lo sport è una delle componenti essenziali per aiutare i ragazzi a socializzare, a vivere insieme, a crescere non solo nello spirito ma anche nel fisico e in tutte quelle che sono le componenti così di socializzazione, che oggi come oggi è una componente importante per stare insieme, perché di solito vedo che a scuola molto spesso questo affiatamento viene meno, perché le poche attività, pochi momenti di incontro che si hanno sono quelli della motoretta, del casco, e quindi la mancanza di dialogo tra ragazzi li porta di solito a estraniarsi, a isolarsi, e quindi a una socializzazione piuttosto poco fittizia. Possiamo dire che lo sport è una leva fondamentale per la formazione di un giovane? Io credo che lo sport è una delle componenti fondamentali per la formazione di un giovane, e quindi io stesso sollecito spesso i miei ragazzi a praticare attività sportive, anche se non a livello agonistico, perché l'età è quella che il ragazzo deve divertirsi e deve così provare un po' tutti i giochi, non deve passare a quella che è la specializzazione fittizia o quella che è la preoccupazione o la premura dei genitori di vedere il piccolo campione già formarsi all'età di 11, 12, 13 anni. C'è tempo, deve praticare un po' tutte le attività, deve muoversi, deve conoscere, deve saper perdere, deve saper così applaudire il compagno quando sbaglia. Così crescendo si forma il ragazzo nel carattere, nello spirito, e di conseguenza credo che poi in un futuro avremo dei ragazzi anche che senz'altro daranno il loro contributo. Bene, grazie professore, e grazie soprattutto della sua presenza, molto significativa. È un contributo che lei ha dato alla giornata. Grazie, arrivederla. Una figura che non poteva mancare, una figura nota, che aveva contribuito notevolmente alla esecuzione dei giochi della gioventù, a Valbrona, diciamolo, no? Il professor Licini, lei qui è in qualità di osservatore come un suo collega di poco fa, oppure come genitore o come facente parte della giuria? No, oramai come genitore sono out, nel senso che i miei figli oramai sono piuttosto grandi e quindi non partecipano più ai giochi della gioventù. Abbiamo visto la signora che si dà da fare molto molto bene, io ho dato la mia disponibilità per ora e per sempre, ed effettivamente fa molto molto piacere. La formazione, diciamo, fisica nella scuola è estremamente importante, vero? Sì, estremamente importante, però non vorrei fosse limitata soltanto alla manifestazione finale, e la ritengo molto importante la preparazione fisica durante gli allenamenti, durante la preparazione, durante l'anno scolastico, durante i mesi invernali. È quello che conta di più, secondo me, più che la manifestazione finale, che dà un certo lustro, una certa immagine simpatica e interessante, però
quello che conta di più dal punto di vista formativo credo sia la preparazione a lungo termine remota precedente. Nel senso che si dovrebbe instillare nell'animo del ragazzo o anche della ragazza, chiaramente, quel desiderio di fare del moto, dell'attività sana, fisica, lontana da certi ambienti, chiaramente. Questo perché i genitori non lo capiscono tante volte? E il fatto che l'attività motoria, sportiva, di ginnastica dovrebbe essere un'abitudine così come quella di lavarsi i denti, come quella di vivere normalmente. È un'attività che dovrebbe essere inserita nella giornata, nella settimana, nel programma della vita, così come tutte le altre praticamente molto importanti e direi necessarie. Soltanto che deve diventare una vera abitudine, non una attività una tantum, così tanto per fare un'attività particolare. Certo, bene. Grazie professore, grazie soprattutto di essere venuto, buon lavoro. Troviamo un genitore, una mamma di Valbrona, mi pare il suo nome, prego. Arrigoni. È di Valbrona, vero? No, sono di Asso. E i suoi figli frequentano una scuola? La quarta elementare e la seconda elementare. A Valbrona, vero? Ecco, signora, ritiene utile l'educazione fisica a scuola alla pari delle altre materie? Sì, è molto importante. Perché, signora? Per i bambini, perché è un modo di scaricarci da quelche gli impegni della scuola, ecco, e aiuta fisicamente. Ecco, lei, una domanda un po' provocatoria, preferirebbe che suo figlio si rompesse una gamba andando magari a sciare, eccetera, oppure che frequentasse certe compagnie? Vabbè, indubbiamente andando a sciare, facendo dello sport, perché con le cattive compagnie non c'è poco da imparare. Quindi c'è un rischio, ma è un rischio calcolato, è un rischio che può dare evidentemente dei risultati positivi, no? Sì, si può imparare tante cose anche rompendo le gambe. Certamente, ecco, pensa che questi giochi si potrebbero tenere prima, oggi è il primo giugno e fa un po' caldino, nella primavera oppure, che so, al termine proprio dell'anno scolastico, tempo permettendo? Cioè, indubbiamente se si facessero prima è importante, perché i bambini sono già stressati dalla scuola e vedo che i giochi si impegnano dal principio e quindi sarebbe meglio poterli fare anche un po' prima, ecco. Ecco, noi abbiamo una tradizione, diciamo, a Valbrona, senza nulla, diciamo così, offendere per gli altri comuni, e quest'anno appunto tutti i giochi sono stati tenuti ad Asso. Lei cosa pensa? Che sia meglio forse viverli ognuno nel proprio ambito comunale oppure qui tutti insieme? No, a me piace tutti insieme. Tutti insieme? È importante per i bambini conoscersi e frequentarsi, è importante. Anche perché poi si socializza, si conoscono gli altri genitori, eccetera. No, lei, anche per i bambini. Lei fa parte del consiglio di circolo, del consiglio di interclasse? No, no, no. Bene. Sono sempre, ma sempre in seconda linea. Bene, grazie signore, tanti auguri allora, arrivederla. Ecco, vediamo due degli organizzatori che appunto qui tra nomi, tra lunghezze, tra varie misure stanno appunto predisponendo le varie classifiche, perché chiaramente sono necessarie anche le classifiche. È molto laborioso questo lavoro, signora? No, perché noi riportiamo appunto i tempi che già gli addetti appunto al cronometro ci hanno appunto riferito. E per cui però è molto appunto impegnativo per chi deve appunto cronometrare, perché deve stare molto attento appunto. Per non fare ingiustizie, è molto lungo questo lavoro oppure scorre, diciamo, ordinato il turno? Scorre ordinato. Bene, quindi è un'organizzazione perfetta allora. Bene, tanti auguri, buon lavoro, vi lasciamo perché avete i minuti contati, certamente. Ancora uno degli organizzatori che abbiamo già avuto occasione di presentare prima insieme ai suoi amici. Ma diciamo ancora una volta il nome, vero? Adriano Viganò. Di Asso, vero? Ecco, giornata un po' pesante oggi, oppure lei ha messo a disposizione così tutta la sua mattinata con spirito sportivo, di sacrificio, di educazione?
No, beh, è anche questione di passione o meno. Io ad esempio ho molta passione per questi giochi e la fatica non si sente quando... Ha dei figli qui oppure no? Sì, è un figlio che fa la prima media, un figlio che fa la terza elementare. Ecco, lei penso che sia meglio organizzare ad Asso qui come sede di direzione didattica i giochi, oppure magari anche se fossero eseguiti così come negli anni scorsi nei vari comuni la cosa avrebbe un altro aspetto? Sì, oddio, dal punto di vista delle strutture Asso penso che sia al completo, cioè gli altri paesi penso che se una volta che ci sono le strutture non ci sia problema per poterle organizzare. Ha visto qualche amministratore in giro qui sul campo oppure verranno dopo? Ma questa mattina non so, forse perché siamo un po' presi, non ho ancora notato. Ecco, il CONI partecipa qui a queste manifestazioni oltre che medaglie eccetera? Sì, no, a parte fornisce materiale di premiazione, medaglie, diplomi e altre cose. Dopo non so se stanzia una certa somma, le maestre sono più al corrente, non saprei che cifra stanzia il CONI per i giochi. Ecco, in che settore ha dato una mano lei oggi? Un po' in tutto oppure? Praticamente siamo in due o tre coordinatori, cerchiamo di darci da fare un po' sia in un settore che nell'altro. È gente che, cioè, non con molta esperienza, però diamo il nostro contributo. Riconoscete allora a Morosini Pierfilippo, mio alunno, ecco, il suo ruolo di capo dei cronometristi? Certo, praticamente lui dovrebbe essere il maestro perché ha un'esperienza non so di quanti anni, però è pratico nel... Certo. Senta, anche lei si sente un po' educatore oggi, perché in definitiva lo siamo un po' tutti educatori, no? Col nostro comportamento, col nostro esempio e con tante altre cose. Sì, in una giornata come questa si cerca di dare il meglio di se stessi per poter anche per permettere proprio agli ragazzi e cercare di educarli nel modo giusto, insomma. Lei quindi ritiene che questa sia una occasione molto bella, molto sentita e dovrebbe essere certamente più partecipata, perché se non ci interessiamo dei nostri figli, dei nostri giovani, di chi ci interessiamo? Certo, ho notato parecchio la carenza di genitori, cioè ci siamo andati da fare ma tutti gli anni più o meno sono sempre gli stessi. Ci vorrebbe insomma qualche genitore in più che si desse da fare, perché anche se non è direttamente interessato per il proprio figlio, perché ho visto che la prima giornata che erano interessati tutte le classi, allora c'erano diversi genitori in più. Nella seconda giornata che sono interessati la quarta e la quinta c'è stata una carenza di genitori. Però... Ma allora qui perché noi puntiamo sempre sulla famiglia, sull'educazione dei figli, ma allora non vogliamo interessarci dei nostri figli? Ma diamo soltanto il bel vestito da mangiare, la moto, il casco, la casa, la villa, un domani, la raccomandazione, poi non li orientiamo così. Perché? Per conto mio è una lacuna che esiste da molto tempo. Bisognerebbe cercare di alleviarla con la partecipazione compatta di tutti i genitori, penso. Forse perché si pensa che la televisione, la scuola, ci pensano gli altri ad allevare i figli, invece siamo noi i diretti responsabili della costruzione, della formazione dei nostri figli, vero? Certo, perché anche per il ragazzo una giornata del genere penso che sia l'insegna del divertimento e del buon comportamento. Del buon comportamento, e questo dice tutto. Grazie signor Viganò, auguri e tanta tanta gratitudine. Tanta gratitudine. Finali di corsa veloce, quarta maschile e quinta maschile. Segue poi quarta femminile e quinta femminile. Passa ora a disputare la staffetta metri 50x4.
con le classi quarta e quinta. Le varie batterie sono formate da maschi e da femmine. Attenzione alla mano! Vai, vai! Da notare l'impegno di questi bambini, incoraggiati a gran voce dai loro compagni. Vedete come nel tentativo di stringere i tempi ce la mettano davvero proprio tutta. Thank you.
Bellissima la cerimonia delle varie premiazioni fatte dal direttore didattico di ASSO, il dottor Fausto Geller. Mentre diamo una visione d'insieme delle varie fasi con tutti i ragazzi a far da cornice ai premiati, diciamo che gli alunni di Sormano, Taglio e Rezzago si sono portati a casa ben 8 medaglie d'oro, 4 ASSO e 4 Barni con Magreglio e Lasnigo, 6 medaglie d'argento a Valbrona, 6 medaglie di bronzo a Civenna. Ma importante è partecipare, vero ragazzi? E collaborare a far crescere bene i nostri figli. La bella giornata sportiva è terminata, il direttore didattico di ASSO saluta, viva i giochi della gioventù!